Cari amici, stasera dobbiamo parlare di cose estremamente serie, di come in Italia la politica da almeno 70 anni non sia mai cambiata. Ci sono i soliti cialtroni che si mettono avanti, fanno i dittatori e pensano di poter fare quello che vogliono. Vi voglio raccontare quello che è accaduto a me nel 2000. Io ero presidente del COCER Carabinieri. Ho avuto uno scontro abbastanza forte contro D'Alema, che si riteneva un dio, l'infallibile, nessuno lo poteva toccare. Bene, io da presidente del COCER Carabinieri, che è un sindacato, scrissi un documento sullo stato del morale e del benessere dei cittadini, dove dissi in maniera chiara e netta che i carabinieri stavano male perché erano i cittadini a stare male. In questo documento io scrissi: disoccupazione, insicurezza pubblica, criminalità mafiosa e terroristica, corruzione e faziosità politica, disinteresse per i problemi della collettività, distruzione dell'ambiente, scardinamento di ogni valore morale, dittatura sul popolo che deve subire scelte di ogni genere, possibilmente sorridendo. E per far capire che eravamo sotto una dittatura, quella del governo D'Alema, dei pidioti, io feci il teorema della triangolazione. Vedete? Ci sono due triangoli. Ai tre vertici dei triangoli ci sono i tre soggetti: carabinieri, popolo e politici. Io dicevo che i carabinieri amano il popolo, cioè il popolo ama i carabinieri, il popolo elegge i politici, ma stranamente, pur essendo i politici estrazioni del popolo, diffidano dei carabinieri. I carabinieri non sottostanno alle loro stramberie. Poi nella seconda triangolazione i carabinieri amano il popolo è ingannato dai politici e poi i carabinieri stanno lontano dai politici. Vedete, è una triangolazione terribile. Bene, il governo D'Alema mi attaccò furiosamente per questo. E giunse addirittura a dire che ero un golpista con i giornalisti del Corriere della Sera, di Repubblica, che me l'hanno detto di tutti i colori, come sta succedendo adesso con i leghisti. Si sono scaraventati addosso a me, solamente perché avevo detto che i militari, ripeto, i militari, erano diventati uomini di pace, facendo le missioni di pace in tutto il mondo, e quindi potevano dare il loro contributo per creare il nuovo Stato. Non l'avessi detto, ah, Pappalardo, fa intervenire i militari per fare il colpo di Stato. No, ho detto solamente che i militari, divenuti uomini di pace, portando la pace e la democrazia negli altri popoli, lo potevano portare pure in Italia. Si sono scaraventati contro di me. Per 3 mesi mi hanno attaccato furiosamente. Non vi dico come mi hanno conciato. Alla fine il procuratore della Repubblica ha detto: ma questi che vogliono, generale? Lei sta facendo il suo dovere. Lei, come al solito, sta facendo il suo dovere. Li mandi a farsi benedire. E io ho mandato a farsi benedire D'Alema. Tant'è vero che D'Alema, dopo un po', è caduto con tutto il suo governo. Perché chi si mette contro Pappalardo Antonio si mette anche contro le istituzioni della Repubblica. E io questo non lo tollero in alcun modo. Farò un altro video su quello che sta succedendo adesso con i leghisti che mi stanno attaccando, che io chiamo P-leghisti, come i P-idioti.